Cari amici, qualche giorno fa è comparso sul canale della comunità pastorale Maria Madre della Chiesa una lunga conferenza, una testimonianza di Monsignor Georg Henswein presso la chiesa di Sabbioneta. Un documento importantissimo che però è durato solo 2 giorni. Infatti, dopo circa 48 ore, i gestori del canale hanno deciso di rimuovere questa testimonianza. Perché? Perché Monsignor Gesvain ne ha dette di tutti i colori durante questo intervento, in senso positivo, ha detto delle cose importantissime, fondamentali, e probabilmente sarà arrivata una telefonatina: ah no, dovete togliere quel video, eccetera. Però non siete stati abbastanza veloci, perché colui che vi parla lo aveva già scaricato. Scaricato e archiviato in modo completo. E oggi passiamo a proporvi alcune selezioni di questo intervento. Il primo è questo: Monsignor Genswein si trova fra questi due sacerdoti vestiti con la berretta, il ferraiolo, in questa splendida chiesa di Sabbioneta, e ci sono delle persone che porgono delle domande. Lui ha finito il suo racconto biografico, eccetera, eccetera. Adesso si comincia a entrare nel vivo, fioccano domande sulla rinuncia di Papa Benedetto, eccetera. Ascoltiamo insieme il primo stralcio. Cioè, Papa Benedetto è morto il 31 dicembre 22, no? Sì. E io sono tornato a Friburgo prima di luglio 23, cioè mezz'anno dopo. Sì, perché i primi 2 mesi, scusi, comincio adesso dietro di rispondere. Papa Benedetto nel testamento mi ha istituito come esecutore del testamento. Ci voleva 2 mesi. Cioè, sembra molto, ma perché dopo la morte ho parlato con Papa Francesco, lui mi ha chiesto: ma cosa è da fare? Allora, prima il testamento, poi anche scomparare tutto il monastero, eccetera, eccetera. Ci vuole tempo, no? Anche perché c'è allora Papa Benedetto tedesco, era capo di uno Stato, poi siamo in Italia, allora, cioè, quando c'entrano le istituzioni, allora un giorno. E niente, ci vuole tempo. Era capo di uno Stato, Papa Benedetto. Ah, io pensavo che fosse abdicatario, pensavo che non fosse più capo di uno Stato. Monsignor Gesvain ha detto: Papa Benedetto era capo di uno Stato, era tedesco, ci sono di mezzo le istituzioni, eccetera. Strano, perché io pensavo che da Papa Emerito non avesse più alcun tipo di responsabilità, di incarico. Forse quel era capo di uno Stato si riferisce a quasi 10 anni prima, forse intendeva quello, o forse no. Andiamo avanti. Tutto fatto, allora poi ho preso la macchina e poi ho portato le mie cose a casa. Questo, sì, vede, riguardo al pontificato di Papa Benedetto Francesco, cioè, si vede che sono, questo è normale, un papa non è mai la coppia del suo predecessore, ma è un papa, è il successore di San Pietro. E sono stato adesso 267, no? Con Papa Francesco. Quante sono diverse, no? Poi si vede anche che uno ha a cuore più questo, più questo, più questo, e poi una valutazione fa poi la storia. Oh, cari amici, molti di voi avrete drizzato le antenne. 267 papi. Ah, adesso sono diventati 267. Il 18 maggio 2023 io scrissi un articolo sul Libero Quotidiano, il lapsus di Monsignor Genswein, il quale ripeté la stessa formula in un programma pomeridiano, un programma generalista pomeridiano, quando disse: beh, ci sono 265 papi, ma sono uno diverso dall'altro, no? Ecco, era la trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno del 18 maggio, quando lui disse: abbiamo 265 papi, quindi sono uno diverso dall'altro, eccetera. Ma sono 265 o 267? Sicuramente Monsignor Gesvain non dice che sono 266. Perché? Perché Bergoglio dovrebbe essere il 266esimo, ma siccome non è il Papa, allora lui non lo cita. Ecco,
Questo è un messaggio, un apparente errore, un'apparente distrazione. Come fa a essere una distrazione se l'avevamo corretto pubblicamente su un giornale nazionale perché aveva detto 265 papi, no? E oggi viene fuori con 267. È chiaro che Monsignor Gensven vi sta dicendo: ragazzi, svegliatevi, forza, Benedetto era impedito, io non posso parlare liberamente. Ecco, questo per rispondere a tutti coloro che continuano a denigrare Monsignor Gensven. Non avete capito? Fidatevi di chi vi parla, fidatevi, lasciatevi servire da uno che la questione l'ha studiata per 4 anni e che sul mistero Gensven ci si è spaccato la testa. Monsignor Gensven è il più fedele servitore di Papa Benedetto, oggi si trova in una situazione difficilissima e anche pericolosa. Quindi deve essere sostenuto al massimo da tutti voi e dovete aprire le orecchie. Prima dice 265, adesso dice 267. Che cosa vi sta dicendo? Che Bergoglio non è il vero Papa. E sentiamo come prosegue. La storia poi valuterà. Con distanza si può valutare bene o molto meglio, perché quelli che vengono dopo possono avere più spazio, più distanza oggettiva che aiuta a dare anche un giudizio più oggettivo rispetto a quelli che vivono ancora adesso. Certo, la storia ci farà capire se Bergoglio era veramente il Papa oppure no, come fin quando qualche cardinale si sveglierà, si ricorderà perché porta il rosso per effondere il sangue in difesa della fede e dirà quello che deve dire. Parentesi, riflettevo questi giorni sul fatto che molti di questi cardinali probabilmente temono non tanto Bergoglio, temono il prossimo vero Papa. Perché quando il cardinale Burke, che è canonista, il prossimo Papa gli chiederà: ma tu nel 2013 che cosa stavi facendo? Stavi sfogliando le margherite quando ti è passata sotto il naso una declarazio che non è nemmeno un atto canonico, con una rinuncia al ministerio, che cosa stavi facendo? Capite? Allora, una buona soluzione per questi cardinali sarebbe dire quello che devono dire. Scusate, non avevamo capito, Nessuno è perfetto. Papa Benedetto voleva che noi lo mettessimo in sede impedita, noi l'abbiamo fatto, più o meno consapevoli. Oggi vi diciamo la verità: Bergoglio non è il Papa. Viene eletto Benedetto XVII, Leone XIV, Pio XIII, quello che sarà. Certo, Cionci non è in grado di dire, come fa Bergoglio, quale sarà il prossimo Papa. E questo buon Papa, vero, premierà i cardinali che hanno protetto la Chiesa. Andiamo avanti. No, la domanda era questa, visto appunto che hanno convissuto, volevo sapere proprio, è una curiosità, come, visto che erano diversi, com'erano il loro rapporto, se si vedevano, è proprio una domanda curiosa, ecco, com'è stato il loro vissuto, visto che è una cosa anche strana che convivano due papa nello stesso periodo, ecco, era questo. Sì, ma gli incontri, è venuto Papa Francesco all'inizio, è venuto spesso per Natale, per Pasqua, per anche onomastico, eccetera, eccetera. E è stato invitato anche dal Papa Benedetto a Santa Marta, ma già cominciava a camminare male, allora era un po' difficile. Però era molto, come dire, non soltanto collegiale, ma molto, molto cortese, chiaro. Questi sono due uomini di questa grandezza. Ci si incontra in modo cristiano, episcopale, papale, cortese, cioè, si vedeva che c'era un buon rapporto, un buon clima, ma io non ero mai, tranne le ultime due volte, mai presente quando hanno parlato a quattro occhi. Io non volevo anche essere presente, per motivi chiaro, no? Poi dico, ma che cosa hanno detto? Così non era neanche la tentazione di essere chiesto. E poi i due hanno chi voleva parlava o non parlava, ma non sapere è molto meglio che
ciò che si sa non dire o puoi dire in modo forse non del tutto giusto. Ecco, una costruzione un po' complessa di quello che ha detto Sua Eccellenza Monsignor Gensvein. Ripetiamola insieme. Io non assistevo ai loro colloqui perché è molto meglio non sapere, è molto meglio che ciò che si sa non dire o dire in modo non del tutto giusto. Cioè, lui dice, era meglio che io non sapessi quello che si dicevano fra di loro, perché poi nel momento in cui avrei dovuto riferire qualcosa su questi colloqui, per la restrizione mentale larga sarebbe stato un problema. Quindi meglio non sapere, piuttosto che dover impegnarsi per dire la verità in un modo che può essere non del tutto giusto, cioè non una restrizione mentale fatta bene. Quindi meglio non sapere. Ha ragione Monsignor Gensvein. Bene, adesso andiamo a un altro passaggio che ci dà una spiegazione su quel famoso discorso di Papa Benedetto che sale sul monte. È un discorso molto interessante. Attenzione, aprite bene le orecchie. Una volta era la piazza Pietro in piazza San Pietro in occasione di un'udienza generale, e l'altro anche in piazza San Pietro era l'Angelus, domenica 12, alle ore 12. E ha usato questa immagine del monte, salgo sul monte, come Mosè è salito sul monte, quando contro gli Amaleciti dovevano poi, lui è pregato, però quando non ha più hanno perso e poi hanno preso due, no? Per mantenere così hanno vinto contro gli Amaleciti. Ah, perché questo riferimento agli Amaleciti, cari amici? Attenzione, attenzione, perché gli Amaleciti fanno la guerra al popolo di Israele, sono dei nemici tremendi, non sono del tutto estranei, vengono considerati diciamo quasi dei fratelli degeneri degli ebrei, perché avevano dei legami di sangue, ma sono considerati dei nemici atavici di Dio, dei nemici atavici assolutamente, che però aggrediscono gli ebrei nel deserto. Ma allora perché Papa Benedetto fa questo riferimento a Mosè che sale sul monte, tiene le mani alzate in preghiera, ma poi si stanca naturalmente, allora arrivano due personaggi a sostenere queste sue braccia, no? È la rappresentazione più oscura di questa aggressione degli Amaleciti è quella della battaglia per il possesso dell'arca. Gli Amaleciti volevano impossessarsi dell'arca dell'alleanza perché sono perennemente in guerra con Dio di generazione in generazione, come si legge nell'Esodo 17:16. Gli Amaleciti sono sinonimo delle potenze oscure e materiali. Agag era il re degli Amaleciti sconfitto da David. Quindi vedete bene che quando Papa Benedetto dice sì sì io adesso mi ritiro come Mosè che sale sul monte, bisogna fare un riferimento alla scrittura. Mosè sale sul monte perché c'è una guerra di aggressione da parte di potenze oscure, materiali, nemiche di Dio al popolo di Israele. E qui nessuno si è fatto una domanda. Tutti questi teologi, questi vaticanistoni, questi biblisti, nessuno si è fatto una domanda, ma perché Papa Benedetto dice che deve salire sul monte? Ma chissà com'è. Sentiamo che cosa ha da dire ancora Monsignor Gensvein. Questo immagine voleva usare per dire che io mi ritiro, prego per la Chiesa, per il Papa, ma anche per il mondo. Cioè, la preghiera in diverse, come dire, sui diversi livelli era il suo primo contenuto. Allora, preghiera vuol dire Santa Messa, vuol dire breviario, vuol dire meditazione, vuol dire rosario e vuol dire anche di leggere teologia. Cioè, lui ha
fino all'ultimo giorno quasi. Alla fine poi non poteva più leggere bene, ma voleva che io o Sua Bricida leggessimo così sente. No? Ecco, Papa Benedetto si ritira come Mosè, sale sulla cima del monte per implorare Dio perché protegga la Chiesa, perché protegga il mondo attraverso la contemplazione, il rosario, la messa, le letture della scrittura, le letture teologiche, eccetera. Perché? Perché la Chiesa è stata oggetto di un'aggressione da parte degli amaleciti. E chi sono questi amaleciti? È chiaro, no? Sono i massoni gnostici, che sono fratelli, diciamo, degli ebrei, hanno un legame con i cristiani, con i cattolici, perché anche loro fanno parte della Chiesa, ma in realtà di generazione in generazione sono contro Dio. Quindi è quella Chiesa del diavolo, quella Chiesa gnostica, poi che diventerà massonica, che è quella persecuzione che accompagna il pellegrinaggio della Chiesa sulla terra. Vedete a che cosa stiamo assistendo, mentre questi intellettuali una cum continuano a fischiettare o a farmi addirittura la guerra, l'aggressione degli amaleciti, e questi non se ne accorgono. Che vergogna. E adesso andiamo a un passaggio in cui Monsignor Gezwen dice delle cose terrificanti. Ascoltiamole insieme. Di fronte al dilagare della perdita della fede, Papa Benedetto vede una Chiesa che dovrà ripartire da piccoli gruppi, da una minoranza che rimetterà al centro l'esperienza della fede. Secondo Papa Benedetto e secondo lei, da che cosa si dovrebbe ripartire per concretizzare questa esperienza e ripartire dalla fede? Quale ruolo potrebbero avere la liturgia e la famiglia? Grazie. Non so dove adesso prese la citazione, però nel 1958 Ratzinger ha avuto 31 anni, ha fatto un bellissimo articolo con il titolo I nuovi pagani, 58. Se si leggesse o se si legge oggi questo articolo e non si sapesse chi e quando è stato scritto, nessuno pensa a quell'anno, non so, no, sì, è anche tradotto in italiano, bellissimo, dove il Papa già dice, cioè dove Josef Ratzinger dice, ci saranno in futuro proprio piccole comunità, non più si riferiva, è vero, anzitutto alla Chiesa Cattolica in Germania, però vale anche altrove, dove non sono più le strutture esterne che tengono, non sono più come le correnti che tirano, ma che sono ogni persona, ogni cattolico, deve poi veramente decidere di voler vivere in modo cattolico. E questo comincia con piccoli gruppi. Poi più tardi da Papa parlava spesso di queste minoranze creative. Ma come? Non c'è più la struttura? Non ci sono più i vescovi, i cardinali della Chiesa del buon Papa Francesco che porta avanti la fede? Com'è questo discorso di Monsignor Gezwen? No, adesso aveva ragione Ratzinger quando nel 58 scriveva che i cattolici si sarebbero dovuti riunire in piccoli gruppi, famiglie, parrocchiette, piccoli santuari, piccole comunità, perché la struttura non tiene più. Ma come la struttura non tiene più? Ma il buon Papa Francesco dov'è finito? Cari una cum, che cosa ci sta dicendo Monsignor Gezwen? Perché non, visto che c'è questa narrativa legittimista sul fatto che sia tutto a posto, Cascioli, che quando Monsignor Gezwen ti diceva che era tutto a posto, si vede che è tutto a posto, non c'è più la struttura e la fede è delegata alle parrocchie, alle piccole comunità creative. Vi rendete conto di quello che ci sta dicendo Sua Eccellenza? Continuiamo ad ascoltare. Forse conoscete questa espressione, minoranze creative, cioè potrebbe essere che come all'inizio del cristianesimo la grande parte della popolazione non sono più credenti, e tanto più è importante che questi piccoli gruppi pregano, vivono e vivono in una comunità che si chiama famiglia, però anche nella famiglia non soltanto in modo biologico,
ma anche la famiglia che si chiama parrocchio, si chiama minoranza, eccetera, eccetera. E questo si vede, no? Anche qui in Italia, percepisco, forse è meglio ancora che la Germania, ma si vede che la fede non è più così, come io era giovane, allora è chiaro che si andava in chiesa, si viveva nella parrocchia, cioè questo era un'unità, e non una cosa, che si viveva o si cominciava la vita così, e questo ha anche molti dei miei coetanei e anche dopo ha, come dire, portato avanti anche nella fede nella famiglia. Vedo adesso già nella generazione dei miei nipoti, che sono stati, spero, educati in modo cattolico, ma già non è come fosse un, non lo so, ma secoli, fino a che non è più, come dire, ovvio che viene battezzato un figlio o una figlia, che si va alla messa, o anche qualche volta hanno problemi con pregare il Padre Nostro o sapere i 10 comandamenti, cioè il minimo della fede non è più quello che era uno o due generazioni fa. Allora quelli che adesso hanno la responsabilità devono creare questi piccoli gruppi familiari, parrocchiali. 10 anni non lo so, però anche vedo che molti santuari sono molto più frequentati. Ma come chi ha la responsabilità deve creare piccoli gruppi? Scusi, eccellenza, ma chi ha la responsabilità dovrebbero essere il Papa, i cardinali, i vescovi, sono loro, no? No, oggi la responsabilità è ai parroci, ai piccoli gruppi, ai santuari, per far sopravvivere la fede. E come mai? Che vuol dire questo? E vuol dire ovviamente che Bergoglio non è il Papa, capite cari unacum, Bergoglio non è il Papa, non è più la Chiesa Cattolica, non c'è più una gerarchia ecclesiale, perché manca il Papa, non c'è più il vero Papa Benedetto XVI che era in sede impedita. E adesso ascoltiamo però quali sono i programmi per il futuro di Monsignor Genswein. Ma anche se, diciamo, la fiamma della fede è abbastanza piccola, tenere questa fiamma e aspettare, pregando, che le cose si cambiano. Questa è la mia prassi quotidiana, no? Che ho imparato anche. Ma vedete che cosa ci sta dicendo Monsignor Genswein? Bisogna pregare, tenere viva questa fiamma e aspettare che le cose cambino. E com'è che le cose cambiano? Com'è che le cose cambiano, secondo voi? Quando qualcuno di questi cardinali si decide a fare il suo dovere, a dire che il Papa è morto e che bisogna convocare un conclave e ripristinare la legalità e deve finire questo Ausnahme Pontificate, cioè questo stato di eccezione, pontificato in stato di eccezione, dove c'è la sospensione della vita giuridica. Bene, ascoltiamo l'ultimo stralcio ancora. Forse la risposta migliore è raccontare come Papa Benedetto ha detto a me cosa vuole fare e come ho reagito io. Allora eravamo 2012, fine settembre. Di solito la mattina ho avuto, come dire, un primo incontro con il Papa per posta, documenti, eccetera, e poi anche il pomeriggio, perché sono venute due volte grandi borse di documenti, eccetera, eccetera. Ecco, qui Monsignor Genswein, per rispondere a questa domanda, che cosa fa? Utilizza il suo solito pattern sul racconto di quando Papa Benedetto gli annuncia la decisione delle dimissioni. Ascoltiamo insieme. Io ho preparato per l'incontro con il Papa. Mi dice al pranzo: allora venga oggi un po' più presto,
perché ho da raccontare qualcosa. Sì, bene. Poi sono arrivato nel suo studio, lui sedeva, si è seduto, io ero sempre accanto in piedi perché quando erano i documenti da firmare, eccetera, erano grandi pergamene, allora era più maneggevole. E poi, detto, è entrato io, si siede. Ecco, notare che cominciano a suonare le campane, danno una terribile solennità a quello che sta dicendo Monsignor Gaswein. Si siede. Grazie. Senta, devo dirle una cosa importante. Non ho pensato a niente di, diciamo, di questo. Però era un po' strano. Prima, poi sedersi. Allora ha messo le borse accanto e poi mi dice, senta, non ho più le forze. Mi sono consultato con il Signore, ho pregato, ho lottato, ma sono davanti alla mia coscienza venuta la convinzione e anche alla decisione di dover rinunciare al pontificato. Questo le dico adesso e lei deve mantenerlo nel sigillo pontificio perché, chiaro, questo non deve uscire. E le dico subito, sono due o tre persone che lo sanno. Se esce qualcosa, uno di questi tre o quattro ci sono. Attenzione, questa è una frase di un'importanza storica. Ci sono due o tre persone che lo sanno. Che cosa? Che sto per dimettermi, eccetera. Se esce qualcosa, ci sono tre o quattro. Se esce, che vuol dire se esce qualcosa? Se esce qualcosa di cosa? Delle dimissioni? Beh, le dimissioni sarebbero state annunciate, no? Le dimissioni sarebbero state annunciate. Quindi che vuol dire se esce qualcosa? Ci sono tre o quattro. Su questo faremo delle successive riflessioni. Per adesso prendete e lasciate maturare. Allora, ho sentito bene? Lei vuole lasciare il pontificato? Sì? Non è possibile? Ma non può rinunciare? Non è possibile? Ho capito che gli ultimi mesi erano difficili e veramente, come dire, molto faticose, ma no, si può delegare, si può fare di meno, si può concentrarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, vedete, cari amici, il 14 febbraio, il 17 febbraio, scusate, 2024, io pubblico sul Libero l'articolo Nuovi codici Ratzinger da Monsignor Gaswein e Sewald. In questo articolo io mi riferivo proprio a questa tipica cosa che ripete Monsignor Gaswein quando apprende della decisione delle dimissioni. Dice: non può farlo, Santo Padre, non può farlo. Perché dice non può farlo? Perché Monsignor Gaswein ha insegnato diritto canonico alla Pontificia Università della Santa Croce, quindi perché gli dice che non può farlo? Non può farlo lei, non può rinunciare lei al ministerium, capite? Perché il Papa non può rinunciare solo a fare il Papa trattenendo il munus, non esiste, è impossibile per il diritto canonico. E Papa Benedetto, ecco cosa gli risponde. Meglio adesso ripensare, lo dice, senta, io le ho detto non una ipotesi di poter rinunciare, io l'ho comunicato una decisione presa. Ecco, una decisione presa da chi? Ve lo siete chiesti? Monsignor Gaswein ha sempre ripetuto questo pattern dicendo Papa Benedetto mi ha risposto: guardi, non è una materia di discussione, è una decisione già presa, senza specificare presa da chi. Quindi
La decisione chi è? Evidentemente in forma anfibologica. Per una lettura A, naturalmente sono io che l'ho presa la decisione, lei non mi mette in discussione, eccetera, eccetera. Per la lettura B sono altri che hanno deciso che io me ne devo andare e che mi devo dimettere, e quindi non è che possiamo stare qui a discutere. Io mi devo togliere di mezzo per forza di cose. Non può farlo, perché non può farlo? Infatti non lo farò io. Sarà un conclave abusivo. Che mi deporrà dal trono, mi farà deporre le vesti. Non si discute. Questo per me era uno dei momenti più difficili da segretario. Poi in quel momento, certamente mi ho detto sì, adesso devo fare tutto di appoggiare questo, anche se sono dentro dentro totalmente non d'accordo. E ho dovuto prima anche pregare cioè, come dire, sì, per cambiare la mia idea o la mia convinzione, perché se il Papa ha pregato, ha sofferto e ha deciso, allora chi sono io che allora devo fare tutto? Allora questo momento era anche per me, come lei ha detto giustamente, un shock, uno shock, era scioccato e anche altri erano. E una volta mi ha detto, vabbè, io so che sono tanti che devo adesso o che deludo con questa decisione. Lo so, ma io l'ho fatto, e questo ha detto anche quando ha annunciato la rinuncia nella sala consistoriale, ha detto, per amore del Signore e per amore della Chiesa, devo rinunciare a questo importante incarico che il Signore mi ha dato, ma non ho più le forze fisiche e psichiche. E questo, certamente, questo è un atto di una umiltà che io, per me è l'unica, cioè, è la prima volta che fare questo atto di umiltà. E questo fa capire anche quanta grandezza del cuore, ma anche, come dire, di persona, questo Papa ha avuto. Parlare della eventuale rinuncia è una cosa. Rinunciare è un'altra cosa. Attenzione, cari amici, perché questa è una frase importantissima. Infatti, uno dei nodi principali della declarazione è che è solo un atto dichiarativo, è solo una dichiarazione, non è una rinuncia. Lui dice al 28 febbraio, all'ora vigesima, rinuncerò al ministerium in modo che la sede resti vuota, sgombra, libera. Quindi lui annuncia qualcosa che si verifica per colpa di altri. Quindi qui Monsignor Gensman ci sta ripetendo e confermando in quello che avevamo capito che dichiaro di rinunciare, tra l'altro con piena libertà dichiaro, non con piena libertà rinuncio. Attenzione! Con piena, liber de plena libertate declaro, non plena libertate renunzio. Plena libertate declaro di rinunciare a partire da quell'ora, da quella data, eccetera, in modo che la sede resti vuota, lasciare il soglio libero. Quindi un conto è dichiarare, un conto è rinunciare. Quindi grazie, Monsignor Gensman, per quello che sta facendo, il suo messaggio nella bottiglia non è andato perduto perché lo abbiamo catturato subito, salvato, e noi lo manderemo in segreteria di Stato questo documento. Non si preoccupi, lo manderemo in segreteria di Stato. E lei, la prego, continui a rimanere sotto i riflettori, perché se esce di scena, se rimane in disparte, questa potrebbe essere una situazione non favorevole per lei. E non dico altro, rimanga sotto i riflettori, continui, la prego, a mandarci questi messaggi per convincere sempre più sacerdoti a uscire per dire la verità, perché qui, come lei vede purtroppo, con sgomento, siamo circondati da una pseudo-intelligenza cattolica che è passata in blocco al nemico. Passata all'usurpatore antipapa agnostico e fa il suo gioco. Quindi anche questi piccoli gruppi, piccole parrocchie, piccoli santuari, prima di far capire loro che cosa è successo, guardi, è una fatica che nemmeno quella di Sisifo o di Ercole. Qui c'è bisogno di gesti forti
Voi siete tedeschi, quindi siete molto razionali, logici, eccetera, ma questo è il paese dell'8 settembre, il paese degli spaghetti, la gente pensa solo a divertirsi, a mangiare, a bere, c'è bisogno di parole forti, di gesti forti, perché sennò qua non ce la facciamo. La prego, rimanga sotto i riflettori, ha migliaia, decine di migliaia di persone pronte a sostenerla. Don Minutella si è pure detto recentemente a dare asilo politico a tutti i prelati che vogliano cercare protezione, conforto, una casa, un alloggio, una sicurezza. Siamo pronti a sostenervi in ogni modo, economicamente, con delle case, ci mettiamo a sua completa disposizione. Lei, mi raccomando, continui a rimanere sotto i riflettori, non entri in un cono d'ombra, perché questa situazione potrebbe essere piuttosto sfavorevole per lei e per la causa. Grazie di cuore, eccellenza, grazie a tutti voi cari amici, grazie all'istituto che ha pubblicato questa, la comunità pastorale Maria Madre di Sabbioneta, grazie per aver pubblicato questa cosa. Io suggerirei loro, rimettetela, perché non vi fate intimidire dal vescovo Bergogliano o da chi per lui. Mettete sul vostro canale questa testimonianza, rimettetela in modo integrale, perché che cosa c'è da temere? Non c'è nulla da temere, no? Il segretario Papa Benedetto che fa la sua testimonianza, quindi non c'è nessun motivo per togliere questo video dal vostro canale. Un caro saluto a tutti, noi ci vediamo il 25 a Catania, il 26 a Palermo, il 7 a Taranto. Grazie, un caro saluto.